Mister, bella emozione, credo far vincere i ragazzi sia anche più bello di una vittoria da calciatore oppure da allenatore di una squadra, di una prima squadra. Guarda, ne parlavo adesso con Domenico. Con Domenico ne abbiamo fatte, no? Ne ha viste tante. E ha detto le emozioni sono simili, sono le stesse. La differenza la fa la cornice, quando esultano in 10.000 è diverso. Però sì, sono molto contento, mi fa piacere per loro, per tutti, perché l'hanno meritato, hanno spinto, hanno sopportato. È stata un'esperienza bellissima, li ringrazio tutti, ringrazio lo staff tutto completo, lo staff che va dal tecnico al sanitario all'organizzativo, ringrazio il direttore che mi ha scelto, Angelossi che ha avallato, il presidente ovviamente anche che avrà avallato. Quindi è la vittoria di tutti, di solito non c'è mai tempo per elencarli, li vorrei elencare, però penso che però tutti quelli che sono stati con me, che magari non sono in prima linea, o meglio, non sono in prima pagina, ma sono stati fondamentali, quindi sono molto contento di questo successo. Questa è anche una grande ripartenza per te, insomma, che hai iniziato questa nuova carriera, tra virgolette. Che significa ripartire con un campionato vinto e con una promozione in Primavera 1? Sì, è una ripartenza, ma perché il calcio a volte fa etichette, no? Poi se uno è un giocatore famoso e ha fatto il vice allenatore è forte, io che non ero un giocatore famoso sembra che ho fatto un altro mestiere. Invece è stata un'esperienza bellissima quella passata, anche obbligatoria perché non mi era capitato altro, non è stata una scelta. Quindi è partito un percorso diverso, l'avevo iniziato 10 anni fa, era iniziato nel modo migliore e mi dà molto orgoglio questo. Mi sarà una dedica per questa vittoria? No. La facciamo dopo. L'ultima, mister, so che non è il giorno giusto. Il futuro, resti qui, sì. Guarda, non ho mai parlato, parlerò con Frara e vediamo. Grazie, grazie, mister, buona festa.